Ciao ragazze, ciao ragazzi, primo mukbang in casa nuova e oggi per la prima volta ho ordinato francese, ragazzi, e non solo avremo cucina francese, ma anche champagne, il mio preferito. Visto che ho anche una fame, allora vi faccio vedere intanto quello che ho preso. È la prima volta che ordino da questo ristorante, quindi non so cosa aspettarmi, ma dalle foto che ho visto online sembrano cosine molto fancy. Quindi, vabbè, questo è il dessert. Ho preso una mousse al cioccolato fondente che ovviamente assaggeremo dopo. Poi qui c'è del pane. Allora, qua ci sono un limone tagliato in modo molto figo, poi ci sono le patatine, qui dovrebbe esserci l'aragosta. Wow, ragazzi, sì, il profumino non è niente, niente male. Eccola, ragazzi, aragosta intera gigantesca. Il profumo è qualcosa di paradisiaco, ragazzi. Per me gli scampi e l'aragosta, le cose migliori al mondo. E qui c'è, ah sì, come antipasto ho preso, però ve già vedo che non mi sta ispirando tantissimo. Ho preso un antipasto di formaggi francesi, ragazzi, che però vi devo dire la verità, puzzano un poco, ma io lo so che alcuni ci sono formaggi che devono avere questo odore, però diciamo che non è la mia cosa preferita. Qui c'è la maionese. Abbiamo anche tovaglioli bellissimi oggi di Blonde Amsterdam. Quindi, ragazzi, allora, io inizio a mangiare perché appunto ho una fame da lupi e scartiamo tutto quanto. Che cosa c'è qui? Ah, qui c'è il burro, però lo lasceremo da parte. Versiamo lo champagne, ragazzi, perché no? Let's treat ourselves. Voilà. Cin cin. Ho anche la Coca Zero, in realtà lo so che è tipo una bestemmia bere champagne con la Coca Zero, però ogni tanto farò anche un sorsetto di Coca Zero. Questo è il bicchiere. Nel frattempo, cin cin, ragazzi, e facciamo un brindisi, anche se un po' in ritardo, all'anno nuovo, che sia 100 miliardi di volte meglio rispetto al 2020. Cin cin. Beviamo a stomaco vuoto. Mi sembra proprio un'ottima idea, così inizierà a girarmi la testa. Comunque, assaggiamo queste patatine. Onestamente non so come fare con questo limone, io lo spremo un po' a caso. Sull'aragosta ci sono anche i pomodorini e sotto vedo anche qualche fagiolino, un po' di verdure che a me non piacciono. Cioè, i fagiolini sì, ma tendenzialmente se ci mettono le verdure probabilmente non mi piacciono. Questo è l'antipasto di formaggi, ragazzi. Io li assaggerò, ne assaggerò un paio, sicuramente non quello che ha la muffa. Io lo so che appunto non me ne intendo, quindi non voglio assolutamente discriminare il formaggio, ok, se ve ne intendete, però a me personalmente non fa impazzire, quindi assaggerò questo, che non ho idea di che tipo di formaggio sia. Questo è molto buono, questo mi piace. Forse ne assaggerei anche un altro. Potrei assaggiare anche questo, che mi ricorda un pochino il brie per la consistenza, ma non penso assolutamente che sia brie. Anche il sapore mi ricorda il brie, però di solito il brie è un pochino più chiaro all'esterno, quindi non lo so. Se c'è qualche appassionato, fatemi sapere. Io non sono in linea generale un amante dei formaggi, però il brie mi fa letteralmente impazzire. Non lo compro mai perché altrimenti lo finisco in 2 secondi. Gli altri non mi azzardo proprio a toccarli. Comunque, se avete notato, mi sono messa con un background che potesse svelare il minimo possibile della casa nuova, perché non voglio spoilerare più di tanto, perché qualcosina nei vari video, nella morning routine, qualcosina già avete visto, quindi non voglio spoilerare. E sto cercando di non farvi vedere troppo, ma non voglio neanche farvi soffrire troppo, che sto aspettando che mi arrivino ancora delle cosine, ragazzi, che ho ordinato per poi farvi il video. E in realtà volevo farlo prima che mi arrivassero, però è arrivata l'email che consegnano venerdì, quindi non so se filmare l'home tour già domani senza le cose che sto aspettando, oppure aspettare venerdì e filmarlo poi domenica e stare online lunedì. Quindi sto valutando, potrebbe essere che arrivi domani l'home tour a sorpresa oppure inizio prossima settimana. Ma iniziamo con l'aragosta, ragazzi. Buon appetito! Non me l'aspettavo questo, ma è piccante, ragazzi. Ok.
Non potete capire, ragazzi, sta buona. Sto mangiando un po' di pane perché è super piccante, quindi alterno un pochino. Che tra l'altro, io da quando ho fatto il piercing alla lingua, sento molto meno il piccante rispetto agli altri, quindi penso che sia anche più piccante rispetto a quanto sembri a me. Comunque ragazzi, non so se notate, ma i miei capelli sono un disastro. Sono arancio qui e violetti argentati sulle lunghezze. Io veramente, ragazzi, allora, oggi che cosa ho fatto? Ho utilizzato uno shampoo di quelli a base blu molto molto scura che va a neutralizzare l'arancio e il giallo nei capelli. C'è anche scritto sulla bottiglietta comunque che neutralizza l'arancio. Fatto sta che quando l'ho risciacquato le radici sono ancora arancioni o forse un po' più fredde, non lo so, ditemi voi. Però le lunghezze si sono colorate di viola, che non è viola bluastro, non lo so ragazzi. E qualcuno mi ha anche scritto nei commenti, come se non bastasse, cioè per mettere proprio il dito nella ferita, Nicoli, i tuoi capelli sono spenti, dovresti andare dal parrucchiere. E io vorrei tanto andare dal parrucchiere, ragazzi, avete ragione, ma sono tutti chiusi, quindi sto facendo cose fai da te che sarebbe meglio non fare. Quindi ero convinta di risolvere il problema, invece l'ho peggiorato, perché secondo me il viola adesso si vede. Spero che lavandoli con uno shampoo normale questa tonalità blu se ne vada, ma staremo a vedere perché ho i miei dubbi purtroppo. Possibile che già mi gira la testa e così. Comunque dovevo aggiornarvi sulle misure qui. Ieri, adoro che abbiano già tagliato e pulito l'aragosta. Comunque ieri c'è stata la conferenza stampa del primo ministro olandese, che appunto si fa quasi sempre ogni secondo martedì. Mi sto gustando l'aragosta, scusatemi. Comunque c'è stata la conferenza stampa e visto che i numeri non stanno andando, cioè stanno andando in meglio, quindi sta calando la percentuale di contagiati eccetera, però comunque non abbastanza da riaprire tutto, e quindi fino al 9 di febbraio tutto rimane chiuso, e intendo ristoranti e negozi, quindi ristoranti solo takeaway e delivery e negozi tutti chiusi. E sono chiusi, calcolate, i ristoranti sono chiusi da inizio ottobre e i negozi sono chiusi da fine novembre, e appunto continueranno, hanno dato conferma ieri, ma già si era capito che c'era nell'aria un prolungamento del lockdown, quindi hanno prolungato tutte le misure fino al 9 febbraio, almeno con la speranza che poi si riapra, però visto che comunque i numeri stanno andando giù, dovremmo, insomma, incrociando le dita, dovrebbero riaprire tutto il 9 di febbraio o il 10 di febbraio, non so adesso se c'è il weekend, quindi magari qualche giorno dopo, però insomma attorno a quella data lì. Comunque mi fa troppo ridere che stiano tutti dicendo sì, hanno prolungato il lockdown, cavolo, fino al 9 febbraio, almeno il lockdown è difficile, e io sono lì che penso, voi non sapete che cosa sia il lockdown, cioè qui lo chiamano lockdown, però non è assolutamente come quello che noi, che io ho vissuto in Italia e che noi abbiamo avuto dallo scorso marzo fino a fine maggio, quando era, no? Che mi è sembrata un'eternità, a tutti è sembrata un'eternità, ma noi non potevamo uscire di casa se non con l'autocertificazione. Io mi ricordo che uscivo letteralmente solo per buttare l'immondizia con l'autocertificazione, cioè alla fine della strada, al massimo andavo a fare la spesa, quindi sempre con autocertificazione. Qui invece non c'è nessun tipo di limite alla persona, non ci sono multe, non ci sono controlli, non ci sono autocertificazioni, non esistono zone. Loro semplicemente hanno chiuso i negozi e hanno chiuso i ristoranti, però puoi prendere, uscire per esempio e passeggiare per tutto il centro oppure andare in un'altra città dell'Olanda, insomma. Quindi per fortuna sono tutti, devo dire, c'è la richiesta di stare a casa più possibile, e devo dirvi che la gente lo rispetta. Io stessa esco per andare a fare la spesa perché non riesco più ad ordinarla online, sono impazziti qui. Comunque esco per fare la spesa e pochissimo altro e basta, quindi vado a fare una passeggiata nel mio vicinato, prendo, non lo so, una cioccolata calda, però appunto devo dire che le persone sono molto coscienziose, quindi è una cosa positiva, e io spero veramente che dal 9 febbraio, che tra l'altro non, cioè, mi sono talmente abituata ormai, ragazzi,
che non mi dà neanche più fastidio, non lo so, non mi sembra neanche più così strano, tant'è che vi dico una cosa, io ho vissuto ad Amsterdam, lo sapete, già insomma diversi anni, 5 anni in passato, adesso sono qui da altri 7 mesi, una cosa del genere, e vedere il centro, vedere Amsterdam così vuota, da una parte certo è difficile perché so il perché, non è vuota per caso, c'è tutto il discorso Covid dietro, quindi ovviamente è legato ad un feeling un po' triste il fatto, però la bellezza della città vuota, senza turisti, senza immondizia, non che sia una città sporca, anzi, però vederla così, non lo so, è come se pochi abbiano il privilegio, non voglio chiamarlo privilegio, però pochi abbiano la fortuna di vedere la città di Amsterdam, il centro di Amsterdam così vuoto, e vedere la città un po' sentirla più tua perché ci sei solo tu magari, no? Comunque pochissime persone, quindi è una bella sensazione, nel senso che è molto molto bella da vedere Amsterdam senza, appunto, senza persone, senza turisti, molto molto strano. Da una parte non vedo l'ora che ritornino in massa i turisti, perché significa che tutto sarà finito, quindi tutti speriamo, anzi tutti non vediamo l'ora che arrivi quel momento. Però vi devo dire che, visto che bisogna godersi ogni momento, quindi bisogna vivere nel momento presente, non nel futuro, non nel passato, ma nell'adesso, quando vedo Amsterdam, appunto, quando faccio le mie passeggiate e la vedo così, così vuota e così bella, apprezzo tantissimo e mi sento tanto tanto fortunata. Comunque ragazzi, ve l'ho menzionata anche su Instagram questa cosa, da quando abito in centro ad Amsterdam sto ordinando ogni sera, ragazzi, qui ci sono ristoranti di ogni tipo, ci sono ristoranti italiani buonissimi, francesi in questo caso, ma c'è di tutto, cucina africana, portoghese, io forse dovrei spaziare un po' di più con i miei gusti, perché tendo ad andare sempre, sono molto abitudinaria per quanto riguarda il cibo, l'alimentazione, quindi se mi piace una cosa tendo ad ordinare sempre quella. Io con i miei gusti sono un po' sprecata perché non mangio tutto, però consigliatemi se, conoscendo i miei gusti, quale secondo voi, quale cucina dovrei provare? Qui c'è veramente, c'è di tutto. Tutti i ristoranti di qualsiasi paese del mondo c'è. E ci sono anche diversi ristoranti giapponesi, americani. Quindi io vorrei chiedervi, può interessarvi qualche challenge in cui mangio per 24 ore solo cibo giapponese, solo cibo americano? Posso fare anche olandese, insomma. Fatemi sapere, perché non ero a conoscenza di questi supermercati, ma sembra che abbiano tutto gestiti da persone appunto del luogo, quindi ci sono i giapponesi che hanno il supermercato giapponese e quindi secondo me ci sono appunto le cose più tipiche possibili, immaginabili, e ho pensato, visto che è da un po' di tempo che non faccio challenge, ho pensato magari, visto che l'unica cosa aperta sono i supermercati e visto che appunto ho questa possibilità di assaggiare cose che non ho mai assaggiato, può essere un'idea. Fatemi sapere se vi può interessare una challenge, qualche challenge di questo tipo. Comunque ragazzi, per quanto riguarda invece la situazione Covid in Italia, io non ci sto capendo assolutamente più nulla, perché sto chiedendo ai miei genitori, ai miei amici, le risposte sono: forse da domani zona arancione, forse da dopodomani zona gialla, forse da... Quindi io non ci ho capito niente. Io ero arrivata fino alle feste, avevo capito che durante le festività tutta l'Italia sarebbe stata zona rossa, quindi per evitare gli spostamenti eccetera, quindi durante le feste, cioè nei giorni proprio festivi. Però dopo il 7 gennaio non ho capito che cosa sia successo, perché adesso sembra tutto una specie di semaforo con i colori, non ci ho capito nulla. Sarà che non ho amici nelle stesse zone d'Italia, quindi alcuni sono di qua, alcuni sono di là, quindi probabilmente questo mi crea confusione. Fatemi sapere com'è nelle vostre zone, per capire anche, perché mi sa che l'Italia è sempre divisa a zone, giusto? In Olanda è completamente diverso, tutto il paese è unito, però è anche molto molto più piccolo rispetto all'Italia, quindi molto più vasto, no, sul territorio, quindi ha un senso. Ma fatemi sapere com'è da voi la situazione, cioè c'è qualcuno in Italia che è in lockdown, quindi una specie di appunto zona rossa come la chiamano adesso, oppure più o meno siete tutti un pochino più liberi, fatemi capire. Comunque un'altra cosa che ci tengo a dirvi, ci tengo a ringraziarvi tanto 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 tanto
i bei messaggi, i bei commenti veramente bellissimi che mi avete lasciato sotto il video di ieri per voi, no? Per me è oggi, perché è uscito appunto oggi alle 17:30 e quello sulla legge dell'attrazione, la Law of Attraction, e mi sono emozionata leggendo i vostri commenti perché tanti di voi mi capiscono proprio, cioè mi vedono per come sono, mi hanno compresa, non so come dirla questa cosa, quindi questo mi fa tanto 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 piacere, perché io non lo so, credo che con questa tipologia di video si capisca di più, no? Magari chi sono io davvero, perché non può trasparire tantissimo quando magari parlo di borse e vengo additata come persona superficiale, perché appunto in quella mezz'ora parlo di borse, non si può, non lo so, forse è così, non si può capire dai video di make up o di fashion come sia poi il carattere di una persona, no? Quindi magari quando faccio questi video mi apro di più con voi, anche se poi mi vergogno perché avevo tipo da metà video in poi o da un quarto di video in poi avevo tutti gli occhi lustri eccetera e mi veniva da piangere, mi vergogno un pochino, però mi fa piacere perché so che comunque questo vi aiuta a capire chi sono, e siccome siete molto importanti per me è anche giusto, lo vedo un po'... sì, lo vedo giusto aprirmi con voi di più e soprattutto far passare dei messaggi che secondo me sono molto molto importanti. La sento quasi come una responsabilità, nel senso che una volta che scopri la legge dell'attrazione, sai che funziona, sai come farla funzionare e sai come passare messaggi positivi, incoraggianti verso gli altri, in generale che verso gli altri. E sapere di avere un canale con tutte queste persone, con tutte queste appunto visualizzazioni, quindi con tutte queste persone che poi rivedono questi video, mi sento quasi in dovere di farli, perché non sarebbe giusto, sarebbe un po', come dire, un po' da egoista tenermi queste cose per me e non farvele sapere a voi. Stesso discorso quando vi dico, se avete una passione iniziate YouTube, perché vi può portare tante soddisfazioni, può essere una carriera meravigliosa perché sei il capo di te stesso, e quindi ci tengo, non lo so, ad incoraggiarvi, perché come vi dicevo anche nel video sulla legge dell'attrazione, uno dei miei obiettivi secondo me nella mia vita è anche di parlarvi di queste cose, perché ho visto che in tanti di voi è sempre importante, queste cose devono avere una specie di risonanza in voi, cioè devono far scattare un campanellino all'interno della persona, altrimenti significa che non è pronta o comunque non è la strada giusta appunto da seguire, no? Questi insegnamenti o questa un po' più di spiritualità, quindi è sempre molto importante che appunto riguardo questi argomenti le parole abbiano appunto un certo effetto più profondo, no? E vedo che in tanti tanti di voi succede, quindi mi fa molto molto piacere, sia ovviamente per me, per il mio canale, per voi, però anche in linea generale penso che in questo momento sulla terra, è complice anche il COVID, scusate, nel frattempo mi sto ingozzando, ma l'agosto è strabuona, l'ho quasi finita, e specialmente in questo periodo dopo questo anno che abbiamo passato tutti molto difficile, secondo me già da prima, però ancora di più adesso, c'è un po' un ritorno alla spiritualità, un farsi due domande in più, forse perché abbiamo avuto più tempo, siamo stati un pochino più fermi, abbiamo svuotato un pochino di più la mente, siamo stati meno indaffarati, più a casa, un pochino magari ci siamo guardati un pochino più dentro, non lo so, ma secondo me si sta un po' risvegliando, sento tantissimi parlare appunto di quanto sia importante vivere nel momento presente, di quanto sia importante concentrarsi sull'adesso, e questo mi dà un sacco di speranza, e non voglio emozionarmi di nuovo, quindi lasciamo stare, ne riparliamo nel prossimo video sulla legge dell'attrazione. Comunque, un altro argomento che volevo toccare, perché ne ricevo un sacco di messaggi a riguardo, più privati devo dire che pubblici, ma mi viene chiesto spessissimo se mi sto frequentando con qualcuno, se sto vedendo con qualcuno, se mi sto vedendo con qualcuno, se sono ancora single, se invece appunto, specialmente da quando in uno degli ultimi video avevo detto ho bisogno, se posto qualche storia in meno su Instagram, perché anche io ho bisogno insomma di
vivere la mia vita e magari di frequentare anche persone, insomma, eccetera, non solo YouTube, ok? Non solo i social. E da quel momento sto ricevendo un sacco di messaggi che me lo chiedono. È un po' difficile per me perché sto cercando, almeno per il momento, di non parlare troppo di ciò e di non sbilanciarmi riguardo l'argomento. Avrete notato che appunto sto andando un po' con i piedi di piombo per quanto riguarda parlare di ciò per il momento. Diciamo che ho una vita anche privata che per il momento non menziono. Ci potrebbero anche essere degli sviluppi, però in caso lo saprete nelle prossime puntate, diciamo così, perché adesso inizio ad imbarazzarmi, quindi appunto, tra l'altro, se il mio trucco è un disastro, ragazzi, è perché adesso sono le 9 di sera e io ho questo trucco su da stamattina, quindi perdonatemi, ho cercato anche un po' di risistemarlo, ma dovrei rifare tutta la base e onestamente avevo troppa fame per farlo, quindi perdonatemi. Finita l'aragosta, ragazzi, buonissima, devo dire, le patatine quasi finite, 2 pezzetti ho lasciato, strabuono. E adesso, visto che c'è sempre spazio per il dolce, ta-dan, ta-dan! Sono molto curiosa di assaggiare questa mousse perché da quanto ho sentito questo ristorante ha dei dolci mega galattici, quindi vediamo, vediamo. Personalmente non amo la granella di nocciole, ma è gusto mio. Vediamo com'è questa mousse. Non mi sembra dark. So che c'era scritto dark chocolate, ma non mi sembra dark. Mmm. Oh mio Dio, ragazzi. Allora c'è granella di nocciole, non ve l'ho fatta neanche vedere benissimo, scusatemi. C'è la granella, poi sotto c'è la mousse di cioccolato al latte, perché sicuramente non è dark, anche dal colore è abbastanza chiara. E qui al centro ci sono i lamponi, è veramente, veramente spettacolare. E tra l'altro, ragazzi, non vedo l'ora di farvi il home tour della casa arredata, così finalmente la vedete e così posso finalmente iniziare a fare i vlog, perché se filmo un vlog prima di farvi l'home tour ovviamente vi spoilerò completamente tutta la casa, quindi sto aspettando che mi arrivino queste ultime cose. In realtà, come vi dicevo, vi ho chiesto su Instagram perché vi avrei fatto aspettare ancora ma non per altro, solo perché volevo che fosse perfetta prima di farvi effettivamente l'home tour della casa arredata, finita, eccetera. Però visto che appunto qui le spedizioni sono lentissime, in questo momento addirittura IKEA non effettua neanche spedizione, quindi è tutto bloccato, cioè tante cose sono bloccate, quindi avrei dovuto farvi aspettare veramente dei mesi prima di fare l'home tour, e su Instagram mi avete detto no Nicole, fallo comunque, tipo l'80% di voi avevo chiesto ma volete l'home tour anche se la casa non è proprio al 100% ma è magari al 90%, e tipo l'80% di voi mi ha detto Nicole, fai comunque l'home tour, fallo subito, quindi appunto solo ancora questa cosa che mi deve arrivare venerdì e poi arriva e poi finalmente posso iniziare a fare anche i vlog che sono super richiesti, vi mancano, manca a me filmarli e manca a voi guardarli, quindi lo so ragazzi, per me è uguale. So che vi mancano anche le scene in bicicletta, ma avendo tutto bene o male vicinissimo a casa faccio più che altro passeggiate e non vado tantissimo via. A volte sì, però per la maggior parte delle volte se vado magari al supermercato appunto vado a prendermi, non lo so, una cioccolata, un cappuccino, che qui li bevo perché non sanno di caffè, diciamo, con la panna eccetera e i gusti un po' da bambina. Però appunto vado a piedi, quindi so che vi mancano le scene in bici, però appunto non so nei vlog quante ce ne saranno per il momento, perché appunto essendo tutto chiuso non mi muovo tantissimissimo e cerco anch'io, nonostante appunto non ci siano limitazioni, non so se sono tutta sporca di cioccolato, nonostante non ci siano limitazioni sulla persona ci tengo ad essere coscienziosa, quindi se non devo andare da qualche parte e non ho qualcosa che proprio devo andare a fare tipo al supermercato o qualsiasi cosa, piuttosto ecco non esco, rimango qua, mi faccio le nuotate in piscina, che tra l'altro è una cosa che mi viene anche chiesta tantissimo, non so perché, ma mi viene chiesto ma Nicole con il Covid vai in piscina con i tuoi vicini? No, io non incontro mai nessuno, a parte che non ho mai visto nessuno in piscina,
ma non si incontra mai nessuno, non ci incontriamo mai, perché prenotiamo la piscina a slot minimi di 2 ore, quindi quando io prenoto la piscina per 2 ore è solo mia, ci sono solo io, non entra nessuno, ed è fantastica questa cosa perché sono in super relax più totale. E vi dirò, in realtà è prenotata pochissimo, cioè ci saranno forse una o due persone in tutta la giornata, quindi volendo potrei prenotarla anche a slot di tipo 2 ore più 2 ore e stare lì tutto il pomeriggio solo per me, ad averla solo per me. Il che è fantastico, devo dire. Non so se questa cosa l'hanno fatta solo per il Covid oppure no. Penso che sia una regola generale. Quindi c'è proprio un book. Noi ci prenotiamo appunto da mezzogiorno alle 2. La piscina è solo mia. Se poi voglio prendere 2 slot, faccio da mezzogiorno alle 2, più dalle 2 alle 4, poi per 4 ore solo mia. Quindi non incontro mai nessuno, né in piscina né in sauna, eccetera, perché appunto la prenotiamo a slot di 2 ore e non c'è nessuno, super super privacy, sono completamente da sola in relax in piscina, non può entrare nessuno ed è bellissimo. Quindi appunto se non devo non esco, proprio perché mi va di rispettare il consiglio, insomma, con la speranza che questo virus ce lo togliamo dalle scatole prima possibile, e in più ho talmente un paradiso qui in casa che non ho bisogno, insomma. L'ultimo sorso di champagne, vi saluto, noi ci vediamo domani sempre puntualissimi alle 17:30 qua su YouTube, e a domani, vi bacio, no, vi mando un bacio enorme, non riesco ad abbracciarvi perché la videocamera, siete troppo lontani, vi abbraccio da qua, a domani mia family, vi voglio bene, ciao!